Nei 32esimi di Coppa Italia Serie D, il Pineto vince in rimonta per 1-2 allo stadio Riviera delle Palme contro i padroni di casa del Porto d'Ascoli. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa Clerici rompe gli equilibri. Ci pensa Mercado, neo entrato a trovare la via del pari. Gli abruzzesi vogliosi mettono la freccia del sorpasso con una splendida marcatura di Braghini. Nei 16esimi i biancazzurri giocheranno contro la vincente tra Alma Juventus Fano e Tolentino. Calcio d'inizio per gli ospiti. Il match inizia con un Porto d'Ascoli pimpante. Al 12esimo Buonavoglia prende la mira. Abate con la punta delle dita devia la bordata sul legno. Sempre i padroni di casa ci provano al 23esimo. Clerici conclude, l'estremo biancazzurro risponde presente. La risposta adriatica arriva al 25esimo. Giambè emula Buonavoglia. Finori blocca. Cresce il Pineto, Capaldo dei 30 metri conclude di poco al lato. La risposta dei portuali arriva a un giro di lancette dal termine. Evangelisti arriva sino in fondo, Clerici però cestina tutto. Nella ripresa si rompono gli equilibri. Al 56esimo Verdesi spezza le linee ed entra in area. Clerici beneficia di un rimpallo e scarica in rete da posizione più che privilegiata all'1-0 locale. Rispondono subito gli abruzzesi. Ben imbeccato Capaldo cerca l'assist vincente. Cross poco preciso, non concretizzato. Poco male per l'11 di mister Daniele Maulo. Azione insistita in area ad alta intensità. Prima della quercia, miracolo di Finori, ma sul tap-in Giambè, freddo, serve il neoentrato Mercado che impatta il match. Sempre l'argentino, ex Pescara Calcio, ha la chance del raddoppio e sorpasso una manciata di minuti dopo. Vole alta sopra la traversa, ancora il numero 27 scatenato sfiora il gran gol. Il suo destro dal limite viene contratto in corner in volo plastico da Finori. Dalla bandierina Giambè non trova lo specchio. I ragazzi del presidente dottor Silvio Brocco vogliono il passaggio del turno. Su corner lo Sicco imbecca il tutto solo Braghini, che toglie le ragnatele, mette il sorpasso e trova la seconda realizzazione in due match consecutivi. Il Porto d'Ascoli potrebbe subito pareggiare, ma Massi in spaccata non riesce a insaccare. Nel finale concitato prima Spagna, ma soprattutto Massi, non riescono a portare il match ai rigori. Passa dunque il Pineto, che sfiderà la vincente tra Tolentino e Alma Juventus Fano. Sì, entrambe le squadre hanno dato spazio a altri giocatori in organico, ma non li chiamerei neanche seconde linee, giocatori magari importanti che avevano e hanno bisogno di mettere minuti sulle gambe. La partita è stata una partita equilibrata e entrambe le squadre hanno avuto le proprie occasioni, quindi entrambe volevano superare il turno. Noi siamo stati forti anche mentalmente, perché una volta in svantaggio abbiamo avuto quella personalità e sviluppo anche di gioco, buone trame per ribaltare il risultato. Quindi per questa fase, diciamo, di partita, ribaltare il risultato mi dà soddisfazione, perché la squadra ci ha creduto. È una squadra che ha dimostrato personalità e voleva superare il turno pur stando sotto di un gol. Una buona partita, c'è il rammarico per essere andati in vantaggio e aver preso due gol in modo che noi non prendiamo di solito, perché sono da due palle nostre, ci sono state due disattenzioni in uscita e da una palla inattiva. Sappiamo e dobbiamo lavorare meglio di così, però era una partita che doveva darci delle indicazioni sulla profondità della nostra rosa, su quanto questa squadra poteva attingere a tutti i ragazzi che la compongono. Quindi c'è da portare a casa questo, sarebbe stato bello poter continuare questo cammino, così non è stato e usciamo con il giusto rammarico, credo, con il rammarico di aver fatto una buona gara che poteva finire diversamente.